tumor reversion. È una parola particolare perché significa reversione e regressione dei tumori. Cosa c'è di scientifico dietro questo concetto che sembra mai sentito prima? Fondamentalmente ci sono più di 100 anni di ricerche, molto solide, fatte dalla Rockefeller University sulle piante, dalla Tulane University di New Orleans sul tumore di rene della rana, fondamentalmente, e molti altri chiaramente. Fondamentalmente qual è il concetto che accomuna tutte queste ricerche? All'interno del microambiente embrionale ci sono delle sostanze che impediscono la proliferazione dei tumori. Quindi a questo punto il lavoro su cui noi ci stiamo concentrando è capire come portare alla portata delle persone questo potere protettivo dei tumori che esiste nelle primissime fasi dell'embriogenesi, cioè prima del momento in cui si formano organi ed apparati. Anche noi nel nostro laboratorio abbiamo fatto delle ricerche importanti sul tumore al seno, sia utilizzando come modello lo zebrafish che la trota. In entrambi i casi siamo riusciti ad estrarre delle sostanze che in vitro hanno ridotto notevolmente la proliferazione cellulare e fondamentalmente hanno fatto sparire, perdonatemi questo termine semplice, la malignità dei tumori. Precedenti studi avevano già ipotizzato, parliamo degli anni 2000, una somministrazione umana di questi preparati. Noi oggi siamo proprio molto vicini a provare a mettere a disposizione un preparato per lo studio clinico.